l'intonazione, il gusto che ogni candidato ha nel cantare e la qualità della voce, ovviamente. Che non è solo il fatto di essere intonati, ma proprio il timbro, la qualità del timbro. Devono essere voci molto calde e molto gravi, perché praticamente è un musical che si canta in cantina a Chicago. Sono tutti contralti e mezzo soprani. Forse le due protagoniste, in realtà, sono le più complesse, perché sono piene di sfaccettature, piene di colori diversi, da un punto di vista anche canoro. In questo caso, come spesso accade nel musical, la recitazione guida il canto. È tutto abbastanza bello a Chicago, poi c'è il finale in cui tutto l'ensemble femminile deve cantare in legit. Ed è difficile trovare un ballerino che sappia cantare bene in bed e cantare bene in legit. Bisogna pensare ai film sui gangster degli anni 20, perché è proprio Golden Age Jazz, anni 20-30, è proprio quello. La qualità delle performance italiane è altissima ormai. In Europa sono tra i più richiesti, non solo in Germania ma anche in Inghilterra, è altissima. I performer italiani sono i migliori al mondo al momento. Ci vediamo al Nazionale dal 5 ottobre.